Pioppi e la sua tradizione marinara. Abbiamo qui le alici di Pioppi. Qual è il segreto per una buona frittura di alici? Perché l'alice è un pesce molto delicato. La giusta cottura, l'olio da cambiare spesso, nello stesso tempo le alici di questo mare, perché data la salinità che tiene questo mare, favorisce un'ottima frittura. Questo è anche il mio modo per tramandare uno dei piatti più semplici ma anche più gustosi, parliamo del pesce azzurro. Sì, siamo d'accordo, però qui praticamente fa parte sempre della dieta mediterranea, perché qua c'era la fame totale, e allora si mangiava una alice oppure queste fatte qua, vedete? Queste sono i saurielli, chiamano in dialetto. Noi mangiavamo con tutti i spini all'epoca quando non c'era niente, purtroppo, anche crude perché non avevamo niente. Ecco, non c'era... È nata la dieta mediterranea, la dieta per la fame. Solo che adesso la stanno travisando perché stanno a fare prodotti che non hanno niente a che fare, per esempio Mario. Alice con l'arancio è sbagliato, perché non è, noi l'arancio non l'avevamo, massimo avevamo qua più pianta di limone, il resto niente. Pioppi e le sue tradizioni marinare, questi titolo e senso della manifestazione nel borgo marinaro del comune di Pollica, la riscoperta delle tradizioni attraverso l'enogastronomia, in particolare la frittura di alici, pesce azzurro che ha fatto la storia di Pioppi. Ma è vero che le alici non vanno girate quando si friggono? Quando si friggono non vanno girate, devono salire da sole con la... con i, ecco qua, guardate qua, qui praticamente sale. Adesso io posso fare così. Ma se le tocco con qualche cosa si sfarinano, diciamo così, la carne si spezzetta. Invece così si mantiene integro, guardate. Le alici vanno cotte per conto loro, è come i patate fritti quando zarpano da sole, si sollevano da sole. Allora praticamente abbiamo un'ottima frittura. Per averla meglio si fanno a mezza cottura e poi insomma, i trucchi ci sono. Si mangiano con tutte le spine? Tutto con le spine, anche quando le facciamo con il limone mangiamo con le spine. La regola era prima così, adesso non so praticamente, adesso è tutto moderno, è sbagliato tutto e si sta male. Quindi. Da lei insieme alla sua famiglia praticamente è nato nel mare, del pescatore ne ha fatto il suo mestiere, ma qual è la pesca che più l'appassiona? Il cianciolo, la pesca delle alici, che come ha rappresentato pure la cosa, sono 33 anni che faccio la pesca delle alici, quindi... Un mestiere che diventa sempre più difficile, tant'è vero che lei deve unirsi insieme ad altri pescatori per andare a fare queste battute di alici. No, la pesca delle alici è proprio fatta a produzione familiare, nel senso che ci sono tante famiglie che vivono intorno a questa pesca qua. In tempi antichi venivano dalla campagna, dall'entroterra per venire a fare la pesca delle alici col cianciolo quando era il periodo estivo. E quindi si faceva. Quindi adesso è un po' più semplice, basta insomma spargere la voce tra Acciaroli, Pioppi e Casarvelina, una cianciola si riesce sempre a fare. No, non è che più tante persone vogliono più fare la pesca la pesca, perché non è più un redditizio come era prima, perché però c'è rimasta solo la passione di andare a fare la pesca delle alici, perché sono tanti appassionati, perché come me che la fanno da più di 30 anni, quindi automaticamente si va per mare per fare la pesca delle alici quando è il periodo estivo. Questa sera l'ho dedicata a Pioppi, e ai suoi abitanti, per fargli vedere la pesca che si faceva una volta. E niente, abbiamo fatto questa circuizione per far dimostrativa, poi abbiamo liberato il pescato, erano vivi e li abbiamo liberati. Ma è vero che questo tipo di pesca oramai è in estinzione, non perché nessuno lo vuole fare, ma perché c'è un divieto? Sì, ci sono delle normative che praticamente hanno abolito questo tipo di pesca, perché era molto... Distruggeva un po' l'habitat. Sì. Dava molto impatto sulla pesca. Quindi a questo punto si pesca il pescato locale oppure si sconfina verso la Sicilia a cercare pesci di grandi profondità, che vivono in grandi profondità. Sì, bisogna sempre allontanarsi, sempre di più, però va bene anche così. Allora. Ecco, stasera c'è una festa in questo paese, è un po' la festa di Pioppi, delle sue tradizioni marinare,
un po' tutte le famiglie che una volta facevano parte di quelle antiche famiglie di pescatori sono stati coinvolti anche nella cucina del pesce. È palpabile anche un certo entusiasmo, non soltanto tra voi giovani che ancora continuate questa tradizione, ma anche nei più anziani che insomma rievocano anche quel clima di festa che si respirava ogni sera quando arrivavano le barche dal mare. Abbiamo fatto un passo indietro di... non voglio esagerare, di 30 anni, facendo vedere vecchie pesche, vecchi attrezzi, e sembra proprio 30 anni fa, quando io magari avevo 14-15 anni. Ecco, stasera ha fatto salire sulla barca anche suo figlio, sì, per una richiesta simpatica. Ha visto un po' anche di sé in suo figlio magari quella curiosità di sperimentare anche per una sola sera l'arte di fare il pescatore, quello di andare a raccogliere le reti? Sì, sì. Sicuramente, sicuramente. Anche perché mi somiglia tanto, quindi...